Siamo alla prima tappa dell'ultimo giorno di tour. Tanto per cambiare, sono le 6:10. Completo becco. E siamo a questi famosi geyser che fanno un casino porco. La nostra ultima tappa del tour boliviano, siamo alla Laguna Verde, anche se di verde c'è solo il riflesso del vulcano Licancabur alle nostre spalle. Nostra prossima meta 6.000, meno del tour comunque, tipo 5.970, così. Pare che la laguna diventi verde solo con il vento. E di tutte le giornate di vento spaventoso, oggi non c'è neanche un filo d'aria, però vabbè. Bene, comunque bellissimo, sembra di essere, non so, su Marte. Parte chiara acqua di Marte, laguna, le lagune hanno altoplaniche. Sì, solo che sono congelate, sì. Te informati. Allora. E basta, prossima tappa, frontiera. Sperando ci lasciano passare in Cile. Bene. Adios. È improbabile, ma come potete vedere dalla bandiera qui sopra, siamo arrivati in Cile. In, diciamo, in orario rispetto alla nostra tabella di marcia. Non abbiamo perso alcun mezzo di trasporto, non siamo stati bloccati in dogana. Adesso siamo in ritardo per il nostro autobus per la Valle del Tour. A presto. Come promesso, abbiamo cambiato genere. Siamo passato dai deserti di sale, deserti rocciosi e quant'altro, lagune. A un vero e proprio deserto di sabbia, proprio gesso, a quanto pare. E gesso e sale. Basta. Ah, in Cile hanno le docce, un sacco di docce. E l'acqua calda. In alcuni posti anche la carta igienica. Incredibile. Allora, nostro primo giorno in Cile, almeno il primo tour del nostro primo giorno in Cile si conclude con un tramonto sull'Licancabur, che è quel vulcano in fondo alle nostre spalle, che era la nostra alternativa a scalare l'Uturucu. Ovviamente essendo più basso abbiamo ripiegato su. Assolutamente. Per stasera è previsto stargazing. E poi in branda, perché per noi è anche tardi, siamo in piedi dalle 4. Sono addirittura le 8:20, noi a quest'ora di solito siamo non a letto di più. Bene, a dopo.